buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Quark. Questa sera una puntata del tutto speciale. Parleremo di argomenti veramente interessanti. Per esempio, porremo fine alla domanda tanto annosa: come sono state create le strade in mezzo alla foresta pluviale? Oppure cercheremo di capire come il cuoio viene trasformato e si realizzano queste bellissime borse da donna con questi pregiatissimi ornamenti. O addirittura cercheremo di dare la fine al tanto annoso argomento sulla vera storia di David Crockett: è esistito oppure no? Ma stasera però parleremo anche di un argomento molto più importante. Parleremo di una piccola tribù, un gruppo di abitanti di un piccolo fazzoletto di terra a nord dell'Italia, con le loro caratteristiche positive e negative, con le loro abitudini e i loro vizi. Restate con noi e vedrete che ne scoprirete delle belle. Restate su Quark. Questo scarabeo fa parte della famiglia dei coleotteri. Questo invece fa parte della famiglia dei lepidotteri. Che interessante. Queste formiche della famiglia degli imenotteri. Occhio anche questo, molto bene, non so qual era il tuo, eccoci, questa, così, ok, qualcos'altro, no, va bene, è una posa un po' allegra, un po' felice, per favore, ok, vedete? Ho avuto un'ispirazione. Ragazze, in posa, per favore, subito, immediatamente. Allora, prepariamoci. Thank you.
è da 2-3 giorni. Via! Un commento a questa, a questo lavoro, a questo lavoro in generale, la preparazione alla ruta. Vediamo quello che esce. Speriamo. C'è una paura. Perché? Così. Dottore. Laura, ti prego. Dottore. Pronto? Prontissimo. Salvatore da lì. Dottore. Un po' di prove. Ma cosa fai? Dai, backstage. Aia, mi fai male. Dottore. Slup. La palla che entra. Vai, stai il canestro. Dottore. Dottore. Se la vedono quelli al clan che gli mandiamo il video, cioè... Dottore, no, pratico. Mi serve un terzo tempo. Dottore, ma posso muovermi? Dottore, pizzetto. Il pizzetto, sì, quando è? Fare. No, devi farglielo un po' più vicino qua. Ti metto di dottore, lo so. Sappi che questo lo metterò, eh. Anche questa faccia da oca. Dai! Dottore. Perché era la prova, adesso la rifacciamo giusta. Si vede? Laura, non mi devi saltare così tanto, perché sennò mi vai fuori quadro. Esatto. E non ridere troppo, perché c'hai le carie. Sei saltata su, mi sei finita in cima. Non ridere. Ok, facciamo un attore. Non è finita! Laura, c'hai la testa fuori! Thank you.